oggi vi presentiamo il nuovo sgambo che abbiamo inaugurato qualche mese fa, visto che purtroppo con questa pandemia si può venire in canile solo su appuntamento. Abbiamo pensato che molti di voi non potranno vederlo per un po' di tempo, perché insomma stiamo dando priorità adesso alle persone che vogliono adottare, che stanno facendo i percorsi, e quindi insomma volevamo fare questo video per farvi vedere questo nuovo sgambo. È grande 550 metri quadri ed era, prima era inutilizzato, era pieno di rovi e canne, e ci sono voluti quasi 2 anni di lavoro per prima per togliere tutti i rovi e le canne. Abbiamo tolto tutte le radici, è stato un lavoro immane perché le canne hanno delle radici incredibili, poi ributtano, insomma è stato veramente veramente dura. E poi con i soldi del 5 per 1000 che ci avete donato, che 142 persone hanno donato alla nostra associazione, abbiamo comprato i materiali e pagato l'operaio che ha fatto tutto questo lavoro, che recintare in sicurezza 550 metri quadri, vi posso assicurare che è un lavoro enorme. Sono stati fatti praticamente proprio dei muri dove abbiamo conficcato i paletti verdi e abbiamo messo una tripla rete di protezione per far in modo che i cani possano sgambare in tutti gli sgambi in massima sicurezza. Con questo sgambo ogni cane del canile può sgambare 10 minuti di più al giorno, e per noi è veramente tantissimo, perché 10 minuti sono in più di sgambo al giorno, sono tanti. In più riusciamo a finire prima gli sgambi, quindi riusciamo a volte a far fare anche il doppio sgambo ai cani, e loro quando li fai uscire la seconda volta quasi quasi non ci credono, perché gli sembra veramente strano la doppia rete. E in più ci siamo fatti fare dei pezzi apposta da un'azienda per poter mettere in sicurezza e mettere la rete come un po' mettono negli aeroporti, nel senso che il cane praticamente non si può arrampicare. Quindi sia questo sgambo che l'altro sgambo l'abbiamo messi in completa sicurezza. Questo sgambo noi l'abbiamo chiamato Sonny e Johnny perché prima dove adesso c'è il muro praticamente con la tripla rete, c'era una rete un po' posticcia, e loro facevano sempre dei buchi e venivano sempre di qua in mezzo alle canne, noi a chiamarli e niente. Allora diciamo che sono stati loro a farci sbloccare un po' i fondi, a farci decidere di prendere di impegnare questi soldi del 5 per 1000 che non erano ancora arrivati. Però abbiamo detto dai, facciamolo, e insomma è stato un sogno che si realizza, perché avere uno sgambo in più in canile è veramente veramente tanta roba. Quando nell'agosto 2018 abbiamo preso la gestione del canile municipale, praticamente qui, da questa parte qua, in questo muro qua, c'erano le canne che da fuori venivano dentro 2,5 metri. E dobbiamo ringraziare il nostro vicino, che noi da dentro e lui da fuori abbiamo tolto tutte le radici, adesso insomma si vede anche il mare. Questo cancello di servizio che abbiamo realizzato è stato un lavoro, anche questo, come potete vedere, molto impegnativo, e l'abbiamo fatto per poter far passare dei mezzi di lavoro in questo sgambo. Questo cancello qua, come vedete, è chiuso col lucchetto perché serve soltanto per poter far entrare dei mezzi di lavoro. Il peso delle canne poi aveva praticamente rotto tutti questi pali, aveva piegati e rotti, e abbiamo dovuto tutti risaldare e rimettere in sicurezza. Tante cose per la realizzazione di questo sgambo le abbiamo cercate su internet, abbiamo cercate nei negozi, ma non le abbiamo trovate, non esistevano. Ad esempio questi pezzi di acciaio inossidabile piegati non esistevano in commercio, cioè praticamente vendono soltanto i pali verdi già storti, ma non esistevano, e quindi li abbiamo progettati e li abbiamo fatti fare una ditta con anche il nome OMS di Massa, perché oltretutto ci ha trattato benissimo, la prima volta ci ha fatto un prezzo veramente veramente buono, e la seconda volta non ce l'ha regalati, quindi cioè noi dobbiamo sempre ringraziare anche tutte le persone che ci danno una mano sotto questo aspetto. E anche questa rete elettrosaldata zincata non l'abbiamo trovata, praticamente l'abbiamo fatta fare, cioè abbiamo preso della rete elettrosaldata normale, ma è tutta quella tutta piena di ruggine, ce la siamo fatti tagliare da una ditta e l'abbiamo mandata a zincare,
c'è un'azienda che ad Arcola, che praticamente c'è un'azienda madre a Brescia, e la fa zincare. Anche loro ci hanno fatto veramente un prezzo ottimo. Un mese dopo l'inaugurazione dello sgambo, cadeva proprio il giorno della giornata mondiale dell'albero, abbiamo pensato di piantare degli alberi. È sempre una cosa bella, però qui servivano per l'ombra, e ci è venuto in aiuto un signore che aveva adottato qua una cagnetta, che è appassionato di alberi, e ce l'ha regalati e ci ha aiutato anche a piantarli, Franco. E adesso, come potete vedere, sono ancora piccoli, però noi speriamo che possano crescere in fretta e poter dare un po' di ombra d'estate ai cani che sgamberanno qui. E abbiamo fatto venire una ruspa per poter fare questa discesa, perché come potete vedere questo sgambo qua è un po' impervio, a parte che i cani se ne fregano abbastanza, però tanti hanno imparato a fare la discesa, che è un po' più comoda per scendere. Abbiamo dovuto chiamare una ruspa che ci ha fatto questa discesa, che anche per noi adesso scendere è fattibile e salire lo stesso. È abbastanza ripida, però insomma, si sale e si scende abbastanza bene. Farla a mano era impensabile, era da lavori forzati, quindi abbiamo chiamato una ruspa. Non finiremo mai di ringraziare tutte le persone che ci danno una mano, facendoci dei prezzi ottimi, venendoci incontro, e in questo modo riusciamo a fare di più.